Villastellone è un comune della provincia di Torino di circa 4.800 abitanti e si trova a una ventina di chilometri dal capoluogo torinese. È un paese ricco di associazionismo, ce ne sono circa una ventina di associazioni operanti sul territorio, oltre a quelle a livello politico, locale, ci sono quelle sportive, culturali, sociali. Soprattutto la Proloco in questi ultimi anni ha dato un contributo molto ampio alla vita associazionistica del paese, riprendendo quello che negli anni era il nostro palio dei Templari. E poi l'associazione dei commercianti, Compravil, che è sempre disponibile a collaborare con il comune, con l'amministrazione comunale, qualsiasi sia il suo colore politico, e che dà una profonda mano alla vita sociale, al movimentare la vita sociale del paese. Poi dovrei fare un elenco su tutte, ma mi soffermo ancora sui volontari del comune che in un anno trasportano gli anziani, i malati a fare visite, un lavoro di volontariato molto, molto importante, che è il nostro fiore all'occhiello. E anche Villastellone suddivisa su tre borghi, su tre frazioni, che sono Borgo Cronalese, Pitti Mauritti e Fontana Cervo. A livello culturale Villastellone va ricordata soprattutto per tre grandi punti. Il primo, l'organo del Concore, all'interno della Chiesa del Santa Croce, questo organo unico nel suo genere, ristrutturato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale, e verrà ridato alla luce il 10 maggio. Secondo punto, la copia del Raffaello, dell'Incoronazione della Vergine, una copia trovata nella chiesa di Borgo Cornalese, restaurata, unica nel suo genere perché l'originale si trova agli Uffizi di Firenze. Per non parlare poi del poeta Luigi Armando Olivero, un poeta in lingua piemontese conosciuto in tutto il mondo per le sue opere, che proprio qui a Villastellone ha avuto residenza, ha avuto casa e che ne ha fatto il suo paese. Diciamo che la parte principale di Villastellone parte dalla piazza Martiri della Libertà, completamente restaurata negli ultimi anni dall'amministrazione. L'ultimo adeguamento che si è stato fatto è il passaggio pedonale intitolato a Don Cappella, parroco storico di Villastellone, che permette di entrare all'interno della chiesa passando dalla piazza in totale sicurezza. Siamo Piazza Libertà, questo è l'ultimo tranche di lavori per la riqualificazione completa della nostra piazza, trasformata da parcheggio selvaggio ad area d'incontro, ad area di piena aggregazione. Questo è l'ultimo lavoro inaugurato poche settimane fa, il passaggio pedonale Don Giacomo Cappella. Purtroppo Villastellone è in un punto, diciamo così, di passaggio molto forte. Sulla strada che collega Carignano a Santena ci siamo noi, e purtroppo noi abbiamo quella che è definita dai villastellonesi la strettoia in cui passano macchine, e che prima era purtroppo, ahimè, anche utilizzata per il passaggio pedonale. Adesso vi porto a vedere Palazzo Rezia, tutto ristrutturata anche la storica meridiana di Villastellone, e vi faccio vedere che cosa abbiamo voluto e che cosa ci eravamo prefissati di fare nel 2009 e abbiamo portato a casa. Questo è un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione Nico insieme per Villastellone: la ristrutturazione di Palazzo Rezia, recuperando la storica meridiana. Nell'edificio hanno così trovato una collocazione, l'archivio storico, in cui all'interno sono presenti documenti che riguardano Villastellone, documenti risalenti al 1500 fino agli anni 60 del Novecento, sede già all'interno della Proloco,
un centro anziani, e anche diventerà sede del Museo di Cultura Popolare Contadina. Dopo 40 anni, Villa Stellona ha la sua rotonda. Può sembrare una cosa banale, perché rotonde se ne vedono che nascono in tutti gli incroci. Ma a Villa Stellona non è così. Questo incrocio con Carignano era un punto pericolosissimo. Pericolosissimo perché c'era un semaforo, perché la 393, quindi questa famosa strada che collega Moncaglieri fino a Carmagnola, era una strada della morte. Troppe volte e troppa gente ha dovuto piangere amici, cari, parenti per una messa in sicurezza che non c'era. Villa Stellone, e insieme per Villa Stellone finalmente ci è riuscito. Il simbolo che vedete sulla rotonda rappresenta la ruota del mulino, un simbolo storico per Villa Stellone, realizzato dal nostro artista proprio villastellonese Roberto Bruno, è stato scelto dai cittadini, perché anche questo abbiamo fatto, abbiamo indetto un referendum e la ruota è risultato il simbolo più voluto dai cittadini villastellonesi come rappresentazione della porta di Villa Stellone, come rappresentazione dell'entrata di Villa Stellone, e questo ci rende ulteriormente molto felici. Dalla piazza possiamo continuare verso via Cossolo, che è la nostra via principale, è la via piena di negozi, è la via della scuola elementare, che continua fino alla stazione. Stazione che negli anni è stata ed è un punto fondamentale per Villa Stellone, perché con la stazione in soli 30 minuti si può arrivare tranquillamente a Torino, e si può ed è utilizzato soprattutto da pendolari, studenti o chi altro. Abbiamo un bel parco a Villa Stellone molto verde, che è il parco del Levà, che si snoda dall'altra parte di Villa Stellone, diciamo quasi parallelamente a via Cossolo, in cui c'è la scuola elementare che ho avuto il piacere di frequentare anni fa, ma è che è sempre un nostro punto di fulcro, un nostro punto di ritrovo molto, molto importante. Un'altra promessa mantenuta da questa amministrazione insieme per Villa Stellone è stato il rifacimento del tetto della scuola materna di Viale Signorini. Questo ha fatto sì che le infiltrazioni d'acqua non ci fossero più, si è dato anche una rintinteggiatura interna e si è reso più accogliente di nuovo questa scuola, anch'essa costruita negli anni 80 come le scuole medie. Adesso una scuola materna efficiente, una scuola materna a misura di bambino, sicura, senza problemi, e che è molto apprezzata, credo, da parte di tutti i genitori. La scuola media negli anni 80 è stata costruita come 3 cubi di cemento grezzo in mezzo a un prato, senza coibentazione, senza tetto. La nostra amministrazione, soprattutto questa giunta, insieme per Villa Stellone, ha voluto ristrutturarla, ha voluto dargli un maggior risparmio energetico. E quindi che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo coibentata. Il risparmio energetico è stato enorme, anche per le casse comunali e per le casse di tutti i cittadini che pagano. Gli abbiamo dato anche un aspetto, quindi una ristrutturazione anche estetica, che permette adesso di poterla chiamare veramente scuola. In questo momento di crisi economica, in cui le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, gli Orti Urbani è un'iniziativa in campo del sociale, un'iniziativa molto, molto utile, perché permette ai cittadini che ne fanno richiesta di avere un piccolo appezzamento di terreno dove poter coltivare i propri ortaggi gratuitamente, se non appunto per l'utilizzo del terreno, ed anche che questo ha avuto un grosso successo. 9 lotti orti urbani nel primo lotto, 9 orti già assegnati, un secondo lotto di 30 orti comunali che deve essere ancora assegnato,
ma le domande sono veramente e purtroppo tante. Oltre a tutte le opere che abbiamo visto prima andando in giro per il paese, va detto che un'amministrazione comunale ha anche il compito di tenere i conti del proprio comune, della propria casa in ordine. L'amministrazione di Insieme per Virastellone ci è riuscita in questi 5 anni. Abbiamo fatto economia. Abbiamo fatto economia senza tagliare nessun servizio ai cittadini. Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo deliberato un avanzo di bilancio di circa 642.000 euro. Un avanzo di bilancio frutto di, per carità, qualche taglio, ma di grandi spese. Tant'è vero che la mini IMU il 24 gennaio Virastellone non si è pagata. Abbiamo la TARES più bassa di tutti i comuni del consorzio e la mensa, il costo della mensa è il più basso fra tutti i comuni limitrofi. Oltre a questo, ad esempio, mi voglio ricordare il 16%, visto che si parla tanto di costi della politica, che abbiamo diminuito. Abbiamo diminuito del 100% la spesa della gestione della carta all'interno del comune. A Virastellone si è scoperto un ulteriore punto a favore di questa amministrazione, che è quella della gestione dei soldi, la gestione dei vostri soldi, e questo è, per quanto ci riguarda, una delle priorità che vogliamo continuare anche per i prossimi 5 anni. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio per le vie del nostro paese. Ho cercato quest'oggi di darvi una carrellata di quelle che sono le opere che Insieme per Virastellone in questi 5 anni come maggioranza del comune ha portato avanti e ha realizzato. Dovrei parlarvi di tutte le iniziative, dalla borsa della spesa all'aiuto ai disoccupati, per quanto riguarda le politiche giovanili, alla destinazione delle borse di studio per i primi anni università, ai corsi di orientamento universitario che abbiamo fatto. Avevo da parlarvi di piano regolatore che finalmente è arrivato alla conclusione. Avrei dovuto parlarvi ancora del cinema Jolly, avrei dovuto parlarvi di viabilità. Quello che però ho fatto è stato quello di in pochi minuti cercare di farvi vedere quello che con trasparenza e onestà abbiamo portato avanti e abbiamo concluso. Io ho 31 anni che frequento Virastellone, mi sento virastellonese doc, e quindi spero di continuare sotto la guida di Davide Nicco, di portare avanti quelli che sono gli impegni che vogliamo prendere per i prossimi 5 anni. La mia attività, la Seprian SMC, ho voluto trasferirla qui a Virastellone, proprio davanti, tra l'altro, alla meravigliosa piazza Martiri della Libertà, tutta completamente ristrutturata, ed è proprio per questo motivo che ho deciso di venire qua, anche perché in un futuro, quindi con questa futura candidatura, io riesco a essere ancora di più sul territorio, quello che poi un amministratore dovrebbe fare, quindi essere a contatto diretto con i cittadini tutto il giorno, tutti i giorni. Io l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripeterlo, è vero che io sto lavorando, è vero che io sono in ufficio, ma la porta del mio ufficio è sempre aperta per qualsiasi problema, qualsiasi dubbio che un cittadino possa avere, perché credo che questo sia il dovere, il compito di un amministratore. Spero vivamente, questo lo dico col cuore, che voi il 25 di maggio mettiate la croce sul simbolo Insieme per Virastellone per continuare insieme questo viaggio, per continuare insieme questa avventura che ha portato a essere Virastellone così com'è. Sarete voi a decidere. Quello che l'abbiamo fatto per senso civico, per senso del dovere e anche perché comunque sia a noi piace lavorare per il paese. Quindi il 25 maggio barrate il simbolo di Insieme per Virastellone. Io sono Piercarlo Buggin, potete mettere la preferenza se lo ritenete opportuno. Io vi ringrazio e vi saluto.